Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Aspettare qualcuno. Chi può attendere, a volte entrando in un'attesa che non sa quando avrà termine? Credo che sappia attendere innanzitutto chi ama la persona che deve arrivare. Penso per esempio agli sposi che attendono il ritorno dell'altro dal lavoro, dal viaggio. Penso ai genitori, quante volte attendono che i figli rientrino a casa, soprattutto la sera. Allora il primo dato è che per attendere bisogna saper amare, bisogna amare. Ma poi occorre conoscere, perché come facciamo ad attendere, ad amare qualcuno che non conosciamo? Prima o poi la stanchezza ci prende, se non ci sono questi due elementi, ed ecco che ci addormentiamo. Ma c'è un terzo elemento: fidarsi, avere fiducia, credere che colui che è partito e che ha detto che ritornerà, tornerà veramente. E questo credere che insieme all'amore ci permette di aspettare, ci permette di far sì che la nostra attesa non sia vana e che gli occhi non cedano al sonno della notte che spesso è oscura. Noi aspettiamo Cristo, non solo nell'ultimo giorno, ma ogni giorno aspettiamo che Egli venga a visitare la nostra vita, che venga a sollevarci dalle nostre difficoltà, che venga ad illuminare con la sua luce le tenebre della nostra esistenza. Ed è bello che in questo periodo di avvento noi baresi possiamo festeggiare il nostro santo patrono, San Nicola, perché San Nicola ha fatto proprio questo. Nella sua vita ha saputo attendere il manifestarsi di Dio, il manifestarsi di Cristo. Ha saputo attendere perché innanzitutto ha sperimentato l'amore del suo Signore. Ha sperimentato questo amore che trasforma la nostra vita.
e poi ha creduto. Ciò che caratterizza la vita del nostro patrono è proprio la fede. Tutto è scaturito da questa fede salda, viva, in una persona, non in un'idea, nella persona di Gesù Cristo. La fede gli ha permesso di poter operare tutto ciò che ha operato nelle grandi difficoltà del suo tempo, perché vedete, i tempi difficili non sono solo quelli che viviamo noi, ma ogni tempo ha le sue difficoltà. Pensate, egli addirittura ha sopportato il fatto di essere incarcerato, di vedersi tolta la dignità episcopale per difendere il Signore, per difendere Cristo. Questo episodio della sua vita è rappresentato anche nel soffitto della nostra basilica. Per lui era più importante difendere la verità di Cristo. Il suo essere figlio di Dio e riconoscerlo come tale piuttosto di qualsiasi onore, di qualsiasi dignità, anche quella episcopale. Anche per noi che siamo cristiani, l'unica cosa che importa è appartenere a Cristo ed essere radicati in Lui. Allora ci aiuti il nostro patrono, ci aiuti San Nicola ad essere capaci di attendere, ad essere capaci di scorgere l'arrivo del Maestro, del Signore, fra le pieghe a volte oscure della nostra vita, per poter attraverso la sua grazia, la sua luce e la sua forza camminare incontro al Padre che viene. E allora sì, terminando il nostro pellegrinaggio, incontreremo anche il nostro patrono ad accoglierci, nel regno dove non c'è più dolore, dove tutto è amore e pace.